Volevo fare un rapido giro di commenti tra chi è in studio, anche perché più tardi vedremo l'ultima fotografia che ci ha portato, una delle più chiare, una delle più importanti. Volevo sentire sia i nostri due ospiti, sia Cavatrunci che Orefici. Io volevo fare una domanda, signor Diaz. Volevo chiedere se questo suo interesse per gli UFO è nato prima di un avvistamento o viceversa. O lei ha visto e allora si è appassionato, diciamo, alla ricerca. Quisiera io commentarle che... Io vorrei dire che ho avuto la fortuna di vedere oggetti non identificati fin da piccolo, all'età di 7 anni, Natale, quando andavamo a casa di mia nonna, in Città del Messico. Abbiamo visto, io mi ero addormentato, mio padre mi portava sulle spalle, cosa tipica, no, del bambino, che se non si raffredda lo copriamo, lo portiamo. E nel cammino mi sono svegliato e vidi il cielo, allora non c'era smog nella Città del Messico. Da un momento all'altro vidi passare una sfera con un anello intorno. Del sud al nord della che andava dal sud al nord della Città del Messico. E chiese a mio padre che cos'è quello che si vede nel cielo. Mio padre mi rispose: si tratta di Saturno, figlio mio. Tuttavia, dopo seppi che per vedere Saturno ci vuole un telescopio. E quindi dopo di ciò ci furono altre 15 occasioni durante le quali ebbi la possibilità di vedere diversi oggetti di diverse forme a diverse ore e per fortuna sempre minimo con una o due persone che stavano con me, con le quali potevamo fare uno scambio di impressioni di quello che vedevamo. Penso che la cosa più interessante è quando è stato possibile ottenere questa prima foto del 1981 e dovetti aspettare 10 anni prima che fosse analizzata da uno scienziato. Jim Delatoso, consulente della NASA, esperto in analisi delle immagini al computer. Abbiamo assistito alla prima conferenza internazionale sul fenomeno degli UFO a Las Vegas, in Nevada. È arrivato il signor Veloso con il suo gruppo di analisi. Abbiamo fatto tutta una fila nessuno del materiale che era stato presentato da tutte le parti del mondo passò l'analisi. Jaime Hausanco mi disse: se il materiale è falso, è meglio che te ne vai, non fare il ridicolo a livello mondiale. Io dissi: questa è una fotografia dell'81, è quello che ho visto allora, e questo è il risultato di tutto quanto. Quindi voglio che venga analizzato al computer. Mi dissero luce verde, lo scienziato fu sorpreso, si trattava di una diapositiva, quello che si vide era il risultato della pellicola. Dopo 40 minuti Jim Delatoso ci disse che l'oggetto era reale, di 25 metri di diametro, e si trovava a 150 metri di distanza da me. Livio Colombo, il vice direttore di Focus, voleva fare una domanda. Sì, io volevo fare una breve osservazione. Queste immagini sono molto suggestive e anche le parole del dottor Diaz sono davvero toccanti, però tutto ciò conta poco. Quello che è apprezzabile, mi pare, è la disponibilità del dottor Diaz a sottoporre le sue conoscenze, quello che lui ha visto e fotografato, a qualcosa che l'uomo ha elaborato in migliaia di anni, cioè il metodo scientifico. Questo è veramente apprezzabile e io auguro al dottor Diaz di poter, con le cose che ha visto e che conosce, diciamo, far parte dei pochi che hanno conosciuto e mostrato delle cose di cui ancora non si ha una spiegazione, perché noi abbiamo tantissimi casi in cui invece la spiegazione è stata trovata e in cui la suggestione non ha retto alla prova della scienza. Noi ne parliamo in un Focus Extra che uscirà il prossimo mese, ce ne sono tanti casi, ma la sua disponibilità a sottoporre il suo lavoro alla scienza è davvero apprezzabile. Grazie a Carlos Diaz. Abbiamo un'ultima domanda da parte di Internet.
Una domanda che ci arriva da casa di Gianmarco, che chiede al signor Diaz se magari questi avvistamenti sono veramente di origine extraterrestre oppure che non sono magari l'espressione della tecnologia avanzatissima di qualche potenza mondiale tipo America. Ti risponda brevemente. Perfetto, rapido. Molto brevemente. Quiero decir que tuve la Vorrei dire de ser che ho avuto la possibilità di essere visitato dal segretario della difesa australiano, John Mack. Él era escéptico. E lui era uno scettico, non credeva nel fenomeno degli UFO. Sì. Nel momento in cui è arrivato a Tepoztlán mi ha dato la mano e non mi guardò negli occhi. Quando io parlavo di questa esperienza lui non voleva ascoltare. Dopo fu nei due hotel migliori di Tepoztlán, siamo spostati in una zona 8 km da lì e tornando a Tepoztlán mancava un chilometro prima di entrare, l'oggetto si presentò davanti al furgoncino e lui diceva frena, guarda che cosa c'è, frena. Le dije, ya lo vi, permíteme, io dissi, lo vedo già, aspetta, adesso mi fermo. E l'oggetto rimase lì per 20 secondi, dopodiché sparì a una velocità impressionante verso sud. Il giorno seguente fu intervistato dai giornalisti messicani e gli chiesero se come militare conoscesse un oggetto di questo tipo, se conosceva un oggetto di questo tipo. Lui rispose, quando tornai dalla guerra del Golfo Persico, il cielo, in proiettiles, vidi proiettili illuminare il cielo, vidi aeroplani muoversi nel cielo, però non ho visto nessun oggetto che si muove da zero alla velocità con la quale si muoveva questo oggetto senza avere un'accelerazione, cioè un movimento uniforme ed è sparito così. Mai una cosa che ci fa pensare, che ci fa anche sognare, perché no? È che Carlos Diaz è riuscito a organizzare degli incontri con altre persone, con anche più di 80 persone dotate di telecamera che hanno fatto in questa maniera molte riprese da punti di vista diversi. Una promessa ci ha fatto Carlos Diaz, non sappiamo se riusciremo a fare quello che vogliamo, ma ci tenteremo. Nel prossimo avvistamento saremo presenti con una nostra telecamera e vi terremo aggiornati. Grazie a Carlos Diaz. Ci vediamo tra qualche istante a Stargate, Milano di Confine, con un'altra sorpresa. A tra poco.